Nuovo appuntamento con il nostro TG Flash, ben ritrovati a tutti voi e cominciamo dalla cronaca con un incidente mortale. Questa mattina lungo il raccordo autostradale di Arezzo, la vittima, un ottantenne che viaggiava su un'ape. Vediamo. Incidente mortale questa mattina intorno alle 10:15 qui sul raccordo autostradale di Arezzo, poco fuori il casello. Alle mie spalle vedete ciò che resta di un'ape su cui viaggiava un uomo di 81 anni che si è scontrata con una moto. In sella c'era un ragazzo di 19 anni. Nello scontro la peggio è toccata all'81enne che è deceduto sul posto. Sono stati inutili infatti i soccorsi portati dal 118, dalla Croce Bianca in questo caso, poi sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia municipale, a cui tocca il compito di chiarire la dinamica dell'incidente ma anche di regolare il traffico sul posto. È arrivato direttamente anche il comandante della polizia municipale Aldo Poponcini. Il raccordo è rimasto bloccato, è stata utilizzata anche per l'accesso all'autostrada la viabilità alternativa. E a proposito di autostrada, dobbiamo segnalare una serie di incidenti e tamponamenti. Non è stato rimosso, pare, velocemente un cantiere, dunque si sono verificati dei tamponamenti con feriti, una situazione piuttosto difficile con una uscita temporanea al casello del Valdarno e con un ripristino piuttosto difficoltoso con la strozzatura retina che purtroppo continua a generare problemi sul traffico generale della 1. Qui sul raccordo la tragedia di questa mattina, l'81enne aveva l'ape carica di frutta, una vita finita in tragedia qui sul raccordo autostradale di Arezzo. E sul posto, come abbiamo sentito, il comandante della Polizia Municipale di Arezzo, al quale abbiamo chiesto un parere sui tanti incidenti anche sul tratto autostradale e su cosa fare per evitarli. Comandante, un incidente questa mattina, un mortale nel raccordo autostradale, il traffico che sta diventando sempre più pesante, in accesso anche all'autostrada, un'autostrada, il nostro tratto ha sempre dei grandi problemi. Infatti, l'incidente riporta la dura realtà della necessità del raddoppio del raccordo, la necessità dovuta alla gravità degli incidenti che si stanno verificando con una tempistica troppo frequente. Adesso chiaramente i rilievi, che cosa si può dire? Si può invitare alla prudenza? Le strade sono quelle che sono, che cosa si può dire agli automobilisti, ai motociclisti? Di rispettare le norme di comportamento alla lettera, di non effettuare sorpassi sulla striscia longitudinale, la doppia striscia longitudinale continua e di, anche se il traffico è intenso, di mettersi in coda rallentando. Cambiamo argomento, la ASL intensificherà i controlli dopo la scoperta del virus Usutu in alcuni uccelli trovati morti a Talzano, ma spiega il direttore del servizio di veterinaria Giorgio Briganti, è presto per creare l'allarme, per prevenire bisognerebbe disinfestare dalle larve. Dottor Briganti, questi uccelli che sono stati trovati morti nell'area di Talzano hanno suscitato preoccupazioni anche perché sono affetti da questo virus Usutu di cui non sappiamo molto noi profani. Allora, il virus Usutu è un virus originario del Sudafrica. Usutu è appunto un fiume del Sudafrica. E va a colpire uccelli migratori di solito, e in Italia è arrivato tramite gli uccelli migratori. Dov'è il problema? Il problema è che questo virus in teoria può passare all'uomo tramite degli insetti vettori, che sono le normali zanzare. Nell'uomo il virus Usutu non dà grosse problematiche, almeno in Italia non abbiamo riscontrate. Abbiamo avuto 3 casi di positività nell'ultimo mese. Due in Friuli e una in Piemonte, ma sono positività che sono state diagnosticate in quanto i soggetti erano donatori di sangue e sono state fatte le indagini sul plasma, quindi erano del tutto asintomatici. Senta, dottore, con il fatto che è stata vietata la disinfestazione da zanzare, questo può avere come fattore arrecato una maggiore circolazione di zanzare e quindi di relativi agenti patogeni?
Allora, la prevenzione di questo tipo di infezioni non si ha con l'uccisione degli adulti delle zanzare. Per prevenire l'infestazione della zanzara bisogna fare dei trattamenti larvicidi nei periodi opportuni. C'è da aver paura? No, questo è stato. Allora, abbiamo un piano di monitoraggio all'interno del quale abbiamo trovato questo virus. È chiaro che in relazione a queste positività aumenteremo le nostre soglie di attenzione e le azioni preventive. Ma nell'uomo in questo momento, ripeto, in Italia non abbiamo avuto casi sintomatici, quindi direi di stare abbastanza tranquilli. Conclusi i lavori di ristrutturazione del bar dell'ospedale San Donato dopo il subentro della società Hermes SRL vincitrice della concessione. La riapertura in programma giovedì 1 settembre e poi osserverà i seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 19.30 mentre il sabato e la domenica e i festivi dalle 7 alle 18. I nuovi spazi saranno dedicati alla consumazione di cibo e bevande per i pazienti, gli accompagnatori e il personale. È partita la settimana di Aspettando la giostra, un format dedicato al Saracino che accompagnerà ogni pomeriggio i telespettatori di Teletruria fino al giorno della manifestazione. Il servizio. Come da tradizione, Aspettando la giostra si apre con la presenza del sindaco Alessandro Ghinelli che, stimolato da Luca Caneschi, ricorda il siparietto con l'esordiente maestro di campo Fabio Butali al momento della consegna dello scettro in occasione dell'estrazione delle carriere. Al momento della consegna dello scettro al maestro di campo Fabio Butali gli hai detto fanne buon uso, che non è una frase che è protocollare. Nel protocollo. Ecco, come mai hai pronunciato questa frase? Fabio Butali, ricordiamo, è esordiente. Fabio Butali è esordiente, esattamente. Siccome è un uomo di carattere molto particolare, molto forte, con una personalità sua propria, gli ho voluto dare un imprimatur in più. Cioè, certamente quello che si legge nel manifesto è bello, importante e pregnante, però io e lui ci si conosce bene, quindi gliel'ho detto quasi a titolo personale, fanne buon uso. Gli ho detto anche in un certo modo. E lui credo che abbia gradito, non mi ha detto nulla, però ha fatto, ne farò buon uso. Mentre il duo Lanzi Marmorini commentava l'andamento delle prove in piazza, dal chiostro della biblioteca sono proseguiti gli incontri. Tra i presenti anche i giostratori di Porta Crucifera, Lorenzo Vanneschi e Adalberto Rauco. Lasciatisi alle spalle l'amarezza di giugno, guardano a domenica con grinta. Secondo me, e lo spero sia per il bene della manifestazione comunque, che è quella che conta, che sia una giostra a alti livelli. Poi se succede come a settembre l'anno scorso a noi, comunque si rompe una lancia a nostro favore, io sono contento uguale. Lo spettacolo lo si può sacrificare, però va bene uguale, sì. Spero sia una giostra bella, insomma. Durante la serata non sono mancati i collegamenti con i quartieri per raccontare il clima che si respira in questi giorni di festa e speranza. Un po' per propiziarmi il fatto. In provincia di Arezzo 1.500 docenti hanno chiesto la correzione del proprio punteggio in graduatoria dopo che il sistema informatico nazionale ha inserito punteggi errati. La CGL aretina sta monitorando la situazione. Mentre è arrivato il vademecum del Ministero dell'Istruzione che conferma un rientro a scuola nel segno di una ritrovata normalità, con l'uso della mascherina solo per chi è raffreddato e per i fragili e l'addio alla DAD per chi riscontrasse la positività al Covid, rimangono importanti nodi da sciogliere in vista del nuovo anno scolastico. L'algoritmo con il quale vengono assegnate le cattedre ha inserito punteggi errati e per questo anche in provincia di Arezzo le supplenze stanno subendo uno stand-by. Siamo ancora in alto mare e con tutti i docenti che continuano a chiamarci costantemente tutti i giorni, ma anche di sabato e di domenica, perché è successo un problema nella prima fase delle assegnazioni delle cattedre, cioè quest'anno c'è stato il rinnovo delle graduatorie, i docenti inserivano i propri punteggi aggiuntivi dati dai servizi svolti, dai nuovi titoli presi, dalle nuove certificazioni conseguite, le hanno inserite al sistema, ma il sistema non ha preso, anzi, a macchia di leopardo, non ha preso il punteggio corretto. Non sto facendo un rimprovero al
provveditorato di Arezzo o ai provveditorati in se stessi, perché anche loro si stanno facendo un mazzo tanto, stanno cercando di fare il possibile per poter risolvere questo problema. Di quanti docenti si parla che si trovano in questa situazione difficile? Il 2 di agosto, a seguito della pubblicazione delle graduatorie errate, i docenti hanno avuto l'opportunità di fare un reclamo all'USP di Arezzo nel quale indicavano per quale motivo rivendicavano quel punteggio. I reclami pervenuti sono circa 1500, quindi 1500 domande da riverificare e ricorreggere prima che vada via, parte l'algoritmo, perché altrimenti parte con dei punteggi scorretti. È stato un successo il concerto della fanfara dei Carabinieri a Cortona. Prima dell'inizio abbiamo avvicinato il generale Stefanizzi e il colonnello Franzese. Per una volta non si è parlato di cronaca nera. La fanfara dei Carabinieri questa sera a Cortona, un altro grande appuntamento, c'è stato anche quello di Anghiari, quindi la musica dei Carabinieri nel territorio aretino, anche questo è un segno importante. Sì, stasera nell'ambito della Cortona Antiquaria abbiamo l'onore e il piacere di dare il nostro contributo. E diciamo che solitamente la cittadinanza è abituata a vederci nel servizio di controllo del territorio, che anche stasera facciamo come tutti i giorni, ma questa sera forniamo ai cortonesi e ai turisti un servizio diverso, li allietiamo o speriamo di allietarli con la musica. Per una sera sorridiamo, non parliamo di cronaca. Sì, sicuramente speriamo di rendere piacevole la serata a chi assisterà, a chi avrà la fortuna di assistere al concerto, allietandoli con qualche brano musicale con un linguaggio universale, quello della musica. Quanto ci vuole a metterli in riga per farli suonare, a comporre una fanfara così bella? Beh, guardi, ci vogliono anni di studio, perché loro sono tutti maestri nei loro strumenti, ma sono bravissimi, lei vedrà come eseguiranno la musica. Una volta tanto i Carabinieri vicini alla gente in maniera diversa, diciamo più... Non si parla di cronaca? In questo caso no, non è cronaca nera, è comunque una maniera diversa, ma sempre uguale, di essere vicino alla gente. Questo è il nostro compito. Di quanti elementi è composta la? Loro sono 30 persone, adesso oggi ce n'è qualcuno in meno, ma sono in genere sui 30 elementi. Gastronomia, musica, sport e folklore per la sagra della Nana di Montagnano, la nota festa paesana di fine estate, giunge alla 50ª edizione. Per celebrare questo anniversario proporrà un programma di iniziative particolarmente variegato in calendario da giovedì 15 a domenica 18 settembre e da giovedì 22 a domenica 25 settembre. L'evento rappresenta un'occasione per valorizzare le ricette e le tradizioni contadine della Val di Chiana, un format in cui il buon mangiare viene proposto in abbinamento a tante iniziative collaterali, tra cui spicca il concerto di Orietta Berti alle 21.30 di sabato 24. E in chiusura gli appuntamenti di questa sera, subito dopo il nostro telegiornale la linea passerà ad Aspettando la Giostra, una nuova giornata di commenti sulle prove in svolgimento in Piazza Grande ad Arezzo, tutto quanto sta accadendo in vista della Giostra del Saracino che si svolgerà domenica prossima. È tutto per il nostro TG Flash, grazie per la vostra attenzione, un buon proseguimento su Teletruria.